Buongiorno Andrea, ho visto che hai gareggiato nei giorni scorsi le brevi distanze, hai fatto due gare da 5 km. Oggi faremo una piccola classifica, ci è stata chiesta da un'infinità di persone relative alle migliori scarpe per correre i 5 o i 10 km. Ciao Max, siamo pronti, dai. Ti ho inquadrato un po' la pancia, comunque stai dimagrendo, mi sembra. Quando dici queste cose qua, è il contrario. Guarda qua, In fermenti. realtà sto ingrassando pure io e comunque non corro ormai da un mese. Comunque, Andrea, ascolta, la classifica sarà di 10 scarpe, 5 con il carbonio, 5 senza il carbonio. Chiaramente non tutti amano le scarpe col carbonio, quindi partiamo dalla decima posizione. Sto ingrassando perché continuavo a dire dai 75 kg su, abbiamo deciso che te fai sotto i 75, io faccio sopra i 75 comunque. La classifica sarà divisa in due, ci saranno 10 scarpe. Ovviamente al quinto posto delle scarpe senza fibra di carbonio abbiamo inserito le Kinvara 13 di Saucony. Cosa ne pensi? Sai che non è la mia scarpa top, ma l'abbiamo inserita perché è una scarpa divertente da usare, soprattutto nelle 5 km più che per le 10. Ha un'ottima risposta del piede in contatto con l'asfalto, quindi ci piace per quello. È una scarpa davvero divertente per correre forte, per fare anche le curve nella maniera più sicura possibile, perché comunque è una scarpa un po' bassa e con una pianta abbastanza larga. Invece Andrea, al quinto posto delle scarpe con piastra in fibra di carbonio abbiamo messo le Hoka Rocket X. Tra l'altro nei prossimi giorni sarà lanciata la seconda versione, l'abbiamo vista già in una gara americana. Comunque, cosa ne pensi di queste Rocket X? Allora, Rocket X l'ho usata negli anni scorsi molto spesso, è una scarpa relativamente veloce, abbastanza dura, non si sente molto la fibra di carbonio, però è una scarpa che va forte, quindi diciamo anche che per le gare più corte, dove ci sono delle curve un pochino più strette, riesci a correrci bene, tra virgolette, in sicurezza. Invece al quarto posto delle scarpe senza fibra abbiamo messo le Puma Velocity Nitro 2 che comunque hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Cosa ne pensi di queste scarpe? È una scarpa che mi è piaciuta tanto, era una scarpa, avevamo detto, da un po' tutti i giorni. Devo dire che per correre queste gare, secondo me, è super morbida e comunque con il nitro che va. L'unico problema l'ho tenuta a casa mia e quindi da un po' che non la puoi usare, io non corro, quindi boh. Questa cosa qua bisogna, dopo vado a casa e controllo perché non la trovavo e o ce l'hai te o ce l'ho io o l'ho persa. O se l'hai mangiata il coniglio. Invece Andrea al quarto posto per piastra in fibra di carbonio, sicuramente le New Balance Pacer Super Comp che sono davvero fantastiche. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma intanto che era bella da vedersi, non ho capito se sul mercato si riesce a trovare, si riesce a trovare perché quando l'avevi presa era praticamente introvabile in Italia, adesso non so. Era super, comunque leggerissima, bassa e è stata, credo, vabbè, la prima che è uscita di un lungo corso che farà scuola, secondo me, scarpa col carbonio bassa. A me in effetti è piaciuta moltissimo, peccato non poterlo utilizzare in una gara del Giro del Varesotto. Invece al terzo posto, Andrea, abbiamo inserito come scarpa le Hoka Rincon 3 che ci è piaciuta moltissimo e della quale sicuramente faremo una recensione completa della versione successiva. Ma guarda, credo che sulla Rincon abbia speso già 1000 parole, infinite, di più. No, è una delle mie scarpe preferite, devo dire che era obbligatorio inserirla in questa classifica. Anche lei secondo me è una scarpa molto divertente, una scarpa che ti fa correre di avampiede, che ti fa spingere. Quindi per assurdo anche lei ha un buon contatto col terreno, anche se è molto alta, però non so, quella corsa un po' più in spinta ti fa sentire meglio il terreno e ti fa godere la corsa. E con tutta la schiuma che ha non ti fa stancare troppo. Invece Andrea al terzo posto, parliamo di Adidas, le famose Takumi Sen 8 di Adidas, cosa ne pensi di questa scarpa? Direi che hanno fatto una scarpa, come dicevo prima, con New Balance, hanno fatto queste scarpe col carbonio un pochino più basse, con un'ottima mescola. Devo dire che l'esperimento è riuscito, è una scarpa secondo me ottima soprattutto per le 5 km dove magari la velocità è ancora più elevata,
dove magari devo fare qualche curva un pochino più secca e stretta e mi tengono in bolla. Non so come mai, forse per il nome, la scarpa comunque non ha avuto tantissime visualizzazioni nella nostra recensione che vi allego qua sopra e che però secondo me davvero ti consente di correre velocemente. Sì, secondo me vale la pena riguardare la recensione e convincersi. Non abbiamo voluto mettere la Dios Pro 2 in questa classifica perché è una scarpa davvero da maratona, mentre questa Takumi è per gare più corte, quindi potrebbe essere un'ottima accoppiata. Non so quando questo video sarà pubblicato, ma comunque abbiamo fatto anche la recensione confronto tra le due. Invece Andrea, al secondo posto delle scarpe senza fibra, e qua ho scelto io, tu non potevi assolutamente avere voce in capitolo, le Adios 6 di Adidas, che secondo me sono davvero molto 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 veloci. Sì, te ne sei innamorato... Innamorato perso, ripeto, è una scarpa, è la vecchia Boston, un pochino più alta, un pochino più duretta, è una scarpa per correre forte, diciamo. Un vecchio stile con un po' di nuovo, cioè quella, un pochino, le hanno fatte un pochino più alte, diciamo. Quindi vecchio stile perché sono comunque durette e reattive, sono nuove perché comunque le hanno alzate un pochino e quindi stancano sicuramente di meno. Anche loro per una 5 km diventano divertenti, forse un po' stancanti su una 10 km. Invece al secondo posto delle scarpe con fibra di carbonio per le brevi distanze abbiamo inserito, magari nelle prossime settimane faremo la recensione completa, le ASICS Metaspeed Sky Plus, che sono state lanciate a Malaga ad aprile e delle quali sicuramente sentiremo parlare nelle prossime settimane. Io non le ho testate troppo, poco, anzi, però è un'ottima scarpa, l'avevano inciccionita bene, è una buona mescola, mi sarebbe piaciuto provarla anche a me, adesso avevamo da testarle sul Varesot e cose così, vediamo cosa si riesce a fare. Sicuramente è un'ottima scarpa, nata anche per fare le 5 km, anche perché va benissimo sulla 10 e comunque mezza e maratona fanno la loro sporca figura. Invece Andrea, al primo posto, scarpa senza fibra di carbonio, ha comunque una piastra centrale della quale abbiamo fatto una recensione completa, ma non ancora un super test in pista causa mio infortunio. Stiamo parlando delle Nike Strict Fly, cosa ne pensi? Penso che abbiano fatto un'ottima scarpa, davvero a loro gli mancava la fibra di carbonio, forse non volevano fare una Vaporfly Next Percent più bassa, non ho sposato molto questa scelta, però hanno fatto una scarpa super, tant'è che l'abbiamo messa al primo posto. Intanto bella da vedere, un ottimo grip e un'ottima mescola e la scarpa vola. Invece Andrea, al primo posto resta ancora la scarpa incontrastata al primo posto, magari tra qualche mese faremo ulteriori classifiche anche con il lancio di nuove scarpe, però stiamo parlando, e tu sei forse a caso vestito Nike, ma stiamo parlando delle Vaporfly 2, che comunque oggi hanno il miglior rapporto qualità-prezzo oltre a una performance eccezionale. Cosa ne pensi? Il miglior rapporto qualità-prezzo perché a qualità sono il top, e quindi vabbè, perché mi sa che il prezzo è una tra le più alte dopo l'Alphafly. Devo dire che adesso sto facendo il giro del Varesotto, due tappe che ho fatto. Mi chiedevo che scarpa col carbonio che avessi in casa era meglio usare, alla fine ho scelto sempre loro. Devo dirti una cosa, che ultimamente l'ho sentita, dopo aver usato tanto le Adios Pro 2, le trovo tanto tanto morbide in avampiede. Io, riuscendo a schiacciare così l'avampiede, si riescono a fare anche le curve bene, quindi non ho trovato un'instabilità nelle curve secche. Devo dire che è anche promossa sul brecciolino. L'anno scorso ci corsi a Resia 13 km, mi pare, 16 km Resia, adesso non mi ricordo. E l'ultima parte sul brecciolino e non scivolavo, quindi anche ieri ho provato su sterrato e la scarpa va. Quindi direi che per le 5 km strapromossa, 10 km super. Andrea, grazie mille, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni. Abbiamo messo qua sotto
tutti i link a tutte le scarpe. Grazie ancora, stay strong, keep running, almeno per me. Ci vediamo alla prossima, andiamo a berci un coffee. Beh, noi vi abbiamo letto la nostra classifica, se avete voglia magari scrivete sotto nei commenti la vostra, o se non siete d'accordo, se siete d'accordo, che siamo curiosi di sapere, magari qualcuno non l'abbiamo testata o manco presa in considerazione. Boh, così, un po' per scambio di idee. Grazie davvero Andrea, ci abbiamo dedicato una vita infinita per questa recensione, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.